Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi nuovo video per quanto riguarda sia un trend haul ma particolare, il secondo di questo genere che faccio e si tratta di un trend haul di lingerie, ma ovviamente dato che YouTube mi bannerebbe e non vorrei farvi vedere io in lingerie, c'è un'alternativa, ovvero utilizzare la lingerie come abiti, come vestiti per uscire fuori di casa. E parliamo di un brand di cui già indosso la loro lingerie, ad esempio questo top che vedete al di sopra è di un set di lingerie che ho fatto vedere lo scorso video che vi lascio qui su, quindi appunto il secondo che vi dicevo di questa categoria. Però prima di iniziare e lasciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like, che mi trovate anche su Instagram come Eric e anche come su TikTok come Erika Notarangelo con due O finali, e ovviamente lì ho già fatto l'unboxing. Iniziamo. Prima di iniziare a farvi vedere i capi, fare il try on haul e vedere come io indosserei questa lingerie ma come abiti normali, quindi abiti per uscire, ovviamente vi ricordo che tutti i capi, le informazioni, il sito web in descrizione, potete quindi andare a vedere lì ovviamente, e anche tutti quanti, tutte le taglie e i prezzi e anche il set come si chiama, tutto in descrizione. E se volete altri chiarimenti potete scrivere nei commenti, ovviamente mi trovate su Instagram, vedete come l'indosso, ecco come li abbino normalmente, oltre ai capi ora che vi faccio vedere, gli abbinamenti che vi faccio vedere, e anche su TikTok magari scrivetevi che look volete e vi faccio gli abbinamenti. Come ho già detto, ho già pubblicato il video unboxing su TikTok, quindi andatelo a guardare. Come già nell'altro video ho fatto vedere che arrivano super ordinati, ecco, una confezione bellissima, ovvero in questa busta tutta quanta con i pluriball all'interno, al cui interno c'è un'altra confezione che è questa qui in cartone con scritto Nudita, appunto il nome del brand. La particolarità è che si chiude con tipo questa specie di spagono, così, e insomma, niente, mi è piaciuta questa particolarità. Detto questo, poi arrivano ovviamente singolarmente i vari set e tutti quanti nella propria dust bag, quindi ogni set oppure il singolo body nella propria dust bag, sempre logata Nudita. Detto questo, possiamo iniziare a mostrarvi i capi. Ve li faccio vedere, diciamo, in ordine, da quello magari più semplice a quello un po' più elaborato. Il primo che vi mostro è un body semplice nero, ma la particolarità è che ha le coppe leggermente imbottite, c'è un'imbottitura leggera e sono ovviamente semirigide, cioè proprio la forma della coppa. Ha le spalline ovviamente regolabili, dietro si chiude come un semplice reggiseno. Eccolo qui, è tutto quanto coperto avanti e dietro, magari così non lo capite bene, ma dal vivo, cioè poi vedendolo indossato sì. Ha un piccolo cutout qui proprio sotto il seno a forma di triangolo e il tessuto è uno di quelli elasticizzabili. Ha anche i bottoni al di sotto, ovviamente, per quanto riguarda il body, e ne ha 6, cioè potete decidere voi se metterlo in quello più vicino o quello più lontano per stringerlo o allungarlo leggermente, quindi anche su questo è comodissimo. La mutanda è tipo a brasiliana e la cosa bella è che sembrano quelli tipo contenitivi, no? Quindi quel tessuto stretch, ma non che vi fa da insaccato, ma che scende bene sul corpo. Comunque vediamo un po' come indossarlo. Ovviamente vi dico la taglia, mi ero già dimenticata, ed è taglia 75B. Ovviamente potete poi fare la conversione, c'è la tabella delle taglie sul sito, io da lì ho visto la tabella delle taglie, la mia taglia normale italiana, e poi convertirla in taglia, insomma, quella che c'è su Nudita. Body semplice, ma abbinato in questo modo, guardate che fit pazzesco che ha, abbinato con dei jeans che possono sembrare normali, ma hanno l'applicazione di questi strass ripresi appunto dalla borsa e scarpe super power. Questo è l'abbinamento che farei, ma non solo, perché questo body è super versatile, essendo il body che tutti quanti dovrebbero avere, quindi è quel capo versatile che va con tutto. Potete ovviamente esagerare come in questo caso, come ho fatto io, oppure essere molto molto semplici, lineari, con un tailleur, una gonna, una minigonna, delle sneakers, insomma, lo potete abbinare come volete voi. Guardate che bello, guardate come fascia assolutamente perfettamente il corpo. Poi passiamo al secondo, sempre un body, ma è assolutamente spettacolare.
È un body particolare perché se quello di prima era bello lineare, semplice, tutto quanto nero, questo iniziano ad intravedersi, si inizia a intravedere qualcosa o letteralmente tutto, perché è palesemente tutto quanto fatto in pizzo con questi dettagli tipo sì, con i fiori, bellissimo. Allora, analizziamolo. Praticamente si mette con lo scollo all'americana, diciamo è regolabile, ecco, quindi se lo volete un po' più lungo, un po' più sceso, un po' più stretto. Sul seno e poi sotto abbiamo questi nastri, sì, che collegano una parte all'altra, ovviamente tutto quanto trasparente e anche qui è un body e scende così dietro, quindi molto molto stretto, ecco. Beh, bellissimo, ovviamente. Da notare ovviamente la particolarità del pizzo, come anche tutti quanti i dettagli di questo top che sto indossando io. Dietro ha sempre la chiusura per quanto riguarda il reggiseno. E niente, bellissimo. Il dietro in realtà è tutto, ha tutta la schiena scoperta, ecco. E poi ha la parte in retina nera, ovviamente tutta quanta trasparente. E vediamo come indossare un pezzo del genere perché secondo me ci sta benissimo. In alcuni modi, abbinato appunto in diversi modi ed rende l'outfit super super elegante. L'importante qui è non esagerare, altrimenti diventa troppo grezzo. Per quanto riguarda il body, ovviamente è trasparente, ma non mi preoccupate perché ho coppe adesive oppure come ho io i copricapezzoli e mantengono bene. Sinceramente, avrei preso una taglia ancora in meno perché mi va leggermente largo, ma io d'estate dimagrisco un sacco. Il dietro è così, mi piace un casino e si può abbinare benissimamente con un tailleur molto lineare in questo modo. Oppure se non volete applicare la giacca, se non volete avere la giacca ovviamente con dei tacchi, potete semplicemente abbinarci una camicia bianca al di sopra. Ma guardate appunto che bello che è. Non vi preoccupate per il body perché lo farò accorciare da qui con il gancio, farò accorciare proprio questa parte che non si può muovere. La farò cucire così e sarà di nuovo perfetto. E infine, ultimo, parliamo di un set particolare, ovvero abbiamo ovviamente il reggiseno che è spettacolare, anche qui. La bellezza è proprio del pizzo e riprende tipo il pizzo del body di prima. Si chiude dietro sempre come un reggiseno classico, ha le spalline regolabili ed è sempre trasparente. La bellezza è che ha sia il ferretto sotto, quindi per... Scusate l'allarme di sottofondo, non è nostro, quindi lo possiamo togliere. Comunque dicevo, ha il ferretto sotto per sostenere appunto il seno e la lavorazione del pizzo è spettacolare. Mi piace tantissimo sia il disegno, si vede che è ben fatto. E poi ha la parte qui in gomma della cucitura affinché questa parte qui di reggiseno rimanga attaccata al seno proprio. E guardate quanto è bello. Il set è formato quindi da questo reggiseno. Non vi ho detto la taglia del body di prima, però comunque ci sono in descrizione tutte quante le taglie. Taglia S, colorazione black. Di questo invece reggiseno abbiamo sempre taglia S, sempre colorazione black. Poi abbiamo del set questo slip molto molto mini. Eccolo qui, è praticamente un tanga. Sarà, credo di sì. L'ho messo al contrario, ovviamente. Abbiamo la stessa lavorazione di prima del pizzo, sia avanti che sul retro. Può sembrare strano, ma anche sul retro è bellissimo. Vi posso assicurare che addosso fanno una figura pazzesca, però tipo questo non ve lo posso far vedere. Ovviamente, come anche il prossimo, perché questo set è formato da tre pezzi. E il terzo pezzo è il reggicalze. Ta-da! Eccolo qui. Ha sempre la stessa tipologia di pizzo, lo stesso disegno. E qui ovviamente per indossarlo c'è questo gancetto che si toglie e poi si lega, insomma, al corpo. E poi ovviamente in basso ha il vero e proprio reggicalze, ovvero queste mollettine qui, che sono anch'esse regolabili e potete regolare la misura se farle un po' più lunghe o se accorciarle. Abbinamento che farei per questo set, lo sto indossando tutto e perché ho scelto proprio questo.
Ovviamente si può indossare con ad esempio una camicia con le semitrasparenti o meno, ma ho scelto questo perché comunque si intravede sotto, ad esempio se alzate le braccia, non lo so, io ho i copricapezzoli, non vi preoccupate, però comunque ecco, se si dovesse intravedere non è un problema perché comunque è un bel reggiseno. Sto indossando anche il reggicalze per farvi vedere come arriva sulla mia vita e lascia così la pancia scoperta, è bellissimo veramente e niente, super comodo, secondo me molto elegante e niente, cioè anche se facessi così ecco, se si intravedono, ma non succede niente perché appunto ho i copricapezzoli. Però detto questo è spettacolare, come ho già detto lo abbinerei anche con sì, capi semitrasparenti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi ricordo di lasciare un like. Vi ricordo anche tutte le informazioni giù in descrizione. Fatemi sapere qual è stato il vostro pezzo preferito, se i body, se il set, se vi piacciono. Sicuramente li indosserò come sto indossando i pezzi della scorsa collezione, ecco, dello scorso video. Mi piacciono tutti quanti e ovviamente potete trovare anche questo sul sito. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che mi potete trovare su Instagram come RedEric, su TikTok come Erika Notarangelo con due O finali. Ho anche la vetrina Amazon, ovviamente link dei social giù in descrizione. E detto questo, ci vediamo al prossimo video. Baci!